Le spietate SS di Hitler, maestre di distruzione e razzie. Il loro tesoro più importante era la Camera d'Ambra, il più grande pezzo d'arte perduto che potrebbe valere 250 milioni di dollari. Ma questo capolavoro esiste ancora? Nascosto in un bunker nazista che in molti stanno cercando? Una sottile linea fra la vita e la morte. Su una strada di intrighi e violenza, seguo ogni indicazione per svelare uno fra gli ultimi misteri insoluti della Seconda Guerra Mondiale. Sono Holly Stitz, giornalista ed esploratore. Sto intraprendendo una missione per scoprire i più controversi misteri di tutti i tempi. Sono alla ricerca di prove. Devo fare indagini approfondite e trovare i fatti che dimostrino che all'interno di ogni mito si nasconde la verità. Il Terzo Reich, per preservare la razza ariana, ha commesso molti crimini contro l'umanità. E a volte ci dimentichiamo il suo disgustoso e terribile interesse per le razzie. Dicono che ai vincitori vada il bottino. Ma le SS di Hitler hanno superato il limite. Come parte del loro piano di mettere la Germania a capo del pianeta, i nazisti hanno organizzato sistematicamente il furto di grandi opere d'arte da esporre nella terra natia. E probabilmente il colpo più grosso è stato la Camera d'Ambra russa, considerata da alcuni l'ottava meraviglia del mondo. Costruita con ben 6 tonnellate di ambra e intarsiata da gioielli e oro, era il frutto del lavoro combinato di migliaia di minatori e centinaia di artigiani. Se venisse ritrovata, il suo valore stimato sarebbe di 250 milioni di dollari. Si tratta dell'opera d'arte smarrita più costosa al mondo. Dove si trova? Questo è il mistero che sto cercando di risolvere. La storia comincia in una città che non esiste più. Königsberg, in Russia. Per secoli si è trovata al confine fra due grandi culture. Quella tedesca a sud-ovest e quella russa a nord. Con la fine della Seconda Guerra Mondiale, i sovietici ne hanno rivendicato il possesso, chiamandola Kaliningrad. Per oltre 300 anni questa città è stata al centro dell'industria dell'ambra e ha procurato la materia prima per il capolavoro che cerchiamo. Questo è il Grand Canyon delle miniere d'ambra. È straordinario. Vicino alle miniere si trovano le fabbriche in cui viene lavorata l'ambra grezza. Apprezzata per il suo bellissimo colore, di per sé non ha un grande valore. Ma nelle mani di un esperto artigiano può essere trasformata in tesori unici. Come i pannelli che si trovavano nella camera d'ambra. Fantastico! Pensate che è resina fossile. Potrebbe avere 30 o 50 milioni di anni. Straordinaria! La chiamano l'oro del nord. È materiale buono? Siete soddisfatti? Va benissimo, già. Sì, sì. Ileana è la manager. È proprio ciò che stavo cercando. Pezzi di resina lavorata che fossero simili a quelli della camera d'ambra. Quante ore ci sono volute per preparare questa cornice in mosaico? Per questo pezzo ci sono volute 40 ore. Guardate qua, sono stati probabilmente utilizzati un centinaio di pezzi per questa piccola cornice. La camera d'ambra ne aveva ben 100.000. Il lavoro fatto è inimmaginabile. Quasi. La camera d'ambra originale, rubata dai nazisti, era così amata dal popolo russo che sono stati impiegati 25 anni per farne una replica. Il risultato non è lo stesso e per 60 anni sia il KGB che i cacciatori di tesori amatoriali hanno cercato l'originale. Ma che fine ha fatto? Il 22 giugno 1941, 4 milioni di forze speciali di Hitler hanno invaso la madre Russia. In 2 settimane hanno raggiunto Leningrado. E durante un'operazione ben pianificata, sono andati dritti a saccheggiare la camera d'ambra. Hanno impiegato solo 36 ore a smantellarla e impacchettarla in 26 casse di legno spedite poi a Königsberg. Con un curatore tedesco in carica, i pannelli sono stati riassemblati ed esposti nel castello della città.
Questo palazzo incredibilmente scialbo è conosciuto come la Casa dei Soviet. I locali lo chiamano il mostro e viene considerato l'edificio più brutto di tutta la Russia. È esagerato, secondo me. Ma è costruito nel luogo in cui si stagliava il castello di Königsberg. Forse non ha un bell'aspetto, ma nei sotterranei ci sono degli scavi archeologici attivi ancora oggi. Dopo 60 anni i russi non hanno ancora abbandonato la speranza di trovare indizi e tracce della Camera d'Ambra. Dei forti temporali hanno recentemente danneggiato il sito, che è troppo pericoloso da visitare. Quando la Camera d'Ambra è arrivata qui nel 1941, Kaliningrad era molto diversa. Infatti era ancora la fortezza medievale che gli architetti avevano disegnato 600 anni fa. Ma i muri imponenti non sono riusciti a proteggere la città quando è diventata zona di guerra. Nel 1944 i nazisti hanno nuovamente smantellato la camera e l'hanno conservata in 26 casse nascoste nei sotterranei della fortezza. Cosa sia successo dopo è ancora fonte di dibattito ed è da qui che inizia la mia ricerca. Alcuni credono che le 26 casse siano state distrutte dai bombardamenti delle forze britanniche. Altri sostengono che siano sopravvissuti alle bombe, ma non all'incendio appiccato dall'esercito sovietico. Questi dibattiti non hanno convinto nessuno, tantomeno Josef Stalin, il leader della Russia, che pensava che le 26 casse contenenti la Camera d'Ambra fossero sparite prima dell'arrivo delle sue truppe e ha dichiarato che Königsberg facesse parte del territorio russo. Per anni ha ordinato di cercare fra le rovine del castello, ma non è mai stata trovata una singola traccia di Ambra. Dopodiché, sia il KGB che la Stasi, la polizia segreta della Germania dell'Est, hanno continuato a cercare, ma senza risultato. Sembra che la Camera d'Ambra sia semplicemente scomparsa. Ci sono valide prove che sostengono la teoria che la Camera d'Ambra sia riuscita a salvarsi. Si trovano nel Museo di Storia e Arte di Kaliningrad. Questa collezione contiene diversi metalli. Abbiamo oro, argento, stagno e rame, e tutti sono sopravvissuti ai bombardamenti dei britannici e agli incendi provocati dai nazisti e dall'Armata Rossa. Quindi, se tutto questo è riuscito a sopravvivere, forse anche la Camera d'Ambra potrebbe avercela fatta. Questi sono i muri difensivi dell'antica città prussiana di Königsberg, risalenti al 1874. Qua sotto si trova un dedalo di tunnel che si sviluppa in tutta l'area circostante. La Camera d'Ambra era nascosta in un luogo come questo. Quindi, se i manufatti appena visti nel museo sono riusciti a sopravvivere nei sotterranei, potrebbero anche essersi salvate 26 casse piene di ambra, oro e gemme preziose? Una delle proprietà caratteristiche dell'ambra è che il suo punto di fusione è 200 gradi Celsius. Dopo aver dato fuoco all'ambra, rimane ciò che sembra plastica bruciata nera. Guardate, si è carbonizzata sui bordi, si è fusa leggermente e ha fatto alcune bolle, bruciando alcune impurità, ma essenzialmente è ancora qui. Non hanno trovato alcuna traccia di ambra al castello di Königsberg, nessun residuo di oro o pietre preziose che erano intarsiate nella resina della Camera d'Ambra. E questa mancanza di prove, secondo me, è interessante, poiché sicuramente 6 tonnellate di ambra non potevano semplicemente svanire nel nulla. Lei è Caterina Matina, dal Museo di Storia e Arte di Kaliningrad, che conduce gli scavi in questo castello da quasi 10 anni. Se la Camera d'Ambra era conservata in tunnel come questi, crede che sarebbe potuta sopravvivere? Penso che se la Camera d'Ambra fosse stata sistemata nei sotterranei del castello, prima dei bombardamenti della Royal Air Force, si sarebbe potuta salvare. Se le 6 tonnellate di questa resina contenute nella Camera d'Ambra avessero preso fuoco, avrebbero lasciato tracce? Ci sarebbero sicuramente dei pezzi di ambra bruciata, ma non abbiamo trovato assolutamente nulla. Quindi non c'è una prova inconfutabile della distruzione della Camera d'Ambra. Questo porta a un'altra domanda. Che fine ha fatto? L'ultima volta è stata vista all'inizio del 1945, alla fine del Terzo Reich. Con l'avvicinarsi dei britannici e degli americani ad ovest e a sud, e con i russi in arrivo da nord ed est, c'erano pochi posti in cui le SS potevano nascondersi. Ed è lì che sto andando.
Siamo a Stekovice, uno dei probabili nascondigli della Camera d'Ambra. Ci troviamo nella regione sud-occidentale dell'odierna Repubblica Ceca, ma negli anni 30, verso la fine del decennio, era una delle prime zone conquistate da Hitler, per cui il territorio era conosciuto bene dalle temute SS. Sono qui perché si dice che i tedeschi abbiano nascosto i loro bottini nella zona, alla fine della guerra. Ho incontrato uno dei cacciatori di tesori nazisti più conosciuti, che ha avuto modo di parlare con diversi testimoni oculari. Avevano portato molti ebrei qui. Ha davvero incontrato i nazisti fuggiti in Argentina e in Brasile? Oh sì, certo. Helmut Gensel è un ex ufficiale dell'intelligence ceca. Nel 1962 ha passato 3 mesi sotto copertura in una prigione, dove ha scoperto i segreti del comandante nazista di Stekovice, il generale delle SS, Christoph Klein. C'erano altri prigionieri, li ho fatti uscire e... Ecco cosa mi ha detto finora. Le casse sono state portate prima in treno e poi su un camion, per essere nascoste in un tunnel costruito dai prigionieri francesi e russi. 300 tra uomini e donne, poi fucilati dalle SS. Sono stati sepolti in una fossa comune, insieme alla posizione del luogo segreto. Ma il signor Gensel crede che le casse non siano mai state portate via e che siano ancora sottoterra. In questo campo, in un tunnel chiamato il Serpente. Casse trasportate alla fine della guerra e nascoste personalmente da un generale delle SS, utilizzando precauzioni mortali. La preziosa camera d'ambra potrebbe essere nascosta qui? Proprio dove siamo ora si trovano 300 cadaveri di persone che non sono morte naturalmente. Sono state uccise. Giustiziate. Signor Gensel, cos'è successo dopo che i 300 prigionieri di guerra sono stati uccisi? Gli 11 soldati delle SS erano in formazione, in modo che Klein potesse parlare loro e complimentarsi per l'ottimo lavoro. Ma alle loro spalle l'autista li ha uccisi tutti quanti. I soldati delle SS che hanno giustiziato i prigionieri di guerra? Giusto. Poi sono stati ammazzati? Mi aiuti a capire, 300 prigionieri di guerra sono stati decimati da 11 soldati delle SS. Questi uomini sono poi stati uccisi dal generale Klein e dal suo autista? Solo dall'autista. Ok, quindi è stato lui a usare la mitragliatrice. Sì. Quindi le SS erano disposte a spingersi molto in fondo per assicurarsi che il tesoro... Credo fosse molto importante per loro che non ci fossero testimoni. La camera d'ambra è stata vista per l'ultima volta in 26 casse. Quindi sto cercando un luogo isolato in cui possano essere state nascoste. Lei crede che le casse siano qui? Non lo credo. Oh, lo so. Sembra convinto. Abbiamo anche un radar che può mostrare il punto esatto. Si vede esattamente dove si trova il tunnel, qui. Quindi si tratta di un georadar. Esatto. In profondità. Cosa significano queste macchie rosse? Si tratta del buco, dello spazio vuoto, qua sotto. La scansione ha rivelato la posizione del serpente? Sì, abbiamo localizzato il tunnel. Quindi pensa, anzi è sicuro, che si trova qui? Oh, laggiù. Di là, ok. Ma non possiamo scavare. Dopo anni di negoziazioni, le autorità della zona pensano che ciò che si trova sottoterra sia materiale ancora politicamente scomodo. Ovviamente la camera d'ambra è fondamentale per le mie ricerche. Sì. Potrebbe trovarsi nelle casse nascoste in questo tunnel? Non credo. Non si può mai sapere. Non posso dire con certezza cosa ci sia qua sotto, ma... Gensel crede che il serpente nasconda altri tesori, probabilmente perfino i numeri di conto dei nazisti, che valgono miliardi. È frustrante non poter scavare per averne la certezza. Ma basandoci sulla ricerca e sul radar, credo che abbiamo trovato una risorsa incredibile. Ed Helmut conosce altri luoghi in cui sono misteriosamente sparite delle casse. Forse alcune contenevano la camera d'ambra?
Secondo il signor Gensel, questo campo è diventato una pista di atterraggio segreta per gli aeroplani delle SS intorno all'aprile del 1945, poco prima della caduta di Berlino. Mi parlava di un episodio in cui i due Junkers U-52 hanno fatto un atterraggio di emergenza proprio qui. Che cosa è successo? E perché sono atterrati qui? Che cosa trasportavano? Beh, sicuramente avevano finito il carburante. Non dovevano atterrare qui, erano diretti verso la Spagna. Sono scesi proprio qui, uno dietro l'altro. Hanno scaricato le casse. Il giorno dopo, nel pomeriggio, hanno smantellato gli aeroplani. Sono nascosti qui, da qualche parte. Mi faccia capire, c'erano due aeroplani delle SS carichi di merci che hanno fatto un atterraggio di emergenza. Gli aerei sono scomparsi, il loro carico è scomparso e nessuno ha mai trovato niente. Già. Mi sembra incredibilmente misterioso, un'altra storia di casse perdute partite da Berlino. Qualsiasi fosse il loro carico, doveva essere incredibilmente prezioso perché ancora una volta sono state prese delle misure straordinarie per celare le posizioni sia del trasporto che del carico stesso. La trama si infittisce. Ad ogni passo sembra di trovare altre domande senza risposte. La conversazione del signor Gensel con un altro testimone oculare ci porta nel profondo del bosco, dove le caserme delle SS e la mensa erano collegate da un ponte. È davvero straordinario. Elisabeth Huber è una fonte eccellente. Era sposata con un soldato delle SS e ne faceva parte lei stessa. La loro base era qui, stava percorrendo il ponte che si trovava laggiù, un giorno, quando ha visto alcuni soldati con dei prigionieri di guerra. E proprio dove ci troviamo in questo momento era tutto pieno di casse. Quante erano? Ha detto che erano 30 o 40. Di che dimensione? Grandi, non molto larghe, ma lunghe. Gensel ha scoperto che le SS hanno costruito 3 tunnel segreti nella collina vicino al ponte. Come prigionieri di guerra? Ma solo 2 sono stati trovati. Perché loro... Pensa che quello che manca all'appello conservi le casse che Elisabeth Huber ha visto quel giorno. Ci stiamo avvicinando. Questo è uno dei tunnel? Sì, è proprio così. Questo è quello più corto. Prima di entrare vorrei capire quanto sia difficile trovare queste gallerie, perché al momento sembrano piuttosto semplici da scoprire. Ma i tedeschi avevano nascosto l'ingresso? Prima di tutto posizionavano dei blocchi di cemento. Ok. Vede? Poi prendevano delle pietre e le posavano sopra, proprio come quelle della collina. Bene. Quindi cosa avete trovato in questi tunnel? Soprattutto armi, munizioni, fucili, mitragliatrici. Beh, è interessante vedere che i metalli e i proiettili sono riusciti a sopravvivere per tutti questi anni. C'è la stessa temperatura in tutti i tunnel. Non cambia, in inverno, in estate. Se il metallo e le munizioni sono riusciti a sopravvivere, credo che anche la camera d'ambra potesse, non crede? Sicuramente, perché anche questi oggetti si trovavano dentro una cassa. I pannelli della camera d'ambra erano ben imballati. Per assicurarsi che si mantenessero per bene, i nazisti li avrebbero sistemati in un ambiente umido come questo tunnel. Gensel non ha trovato le casse descritte da Elisabeth Huber o il tunnel perduto. E ovviamente io non ho trovato la camera d'ambra. Ma si tratta di piste molto valide. Prove solide che i nazisti nascondevano tesori in questa regione durante la frenetica fine della guerra. E nuovi scavi in un misterioso castello qui vicino stanno rivelando altri segreti. Tre storie entusiasmanti e commoventi su amore, rispetto e convivenza. Ogni vita è grande. La domenica 7 agosto alle 21:15 su Fox, canale 56. Ministro, che programmi ha per far risparmiare gli italiani? Una manovra. Prendete la vecchia polizza auto, stracciatela e buttatela. Poi andate su segugio.it e cercatene una più conveniente. Chiaro, no? Su segugio.it confrontate le migliori assicurazioni e risparmiate. Automobilisti, senza indugio, su Segugio. Segugio.it, il miglior amico del risparmio. E adesso facciamo i biscotti più leggeri. Cioè? Con meno grassi. Che non sanno di niente. Ti sembra il tipo che rinuncia al gusto?
No. I chicchi di cioccolato del Mulino Bianco, senza olio di palma. Un mondo buono. Indossare un preservativo può essere più complicato di quel che sembra. Prova Control Easy Way e vai dritto al piacere. È un dispositivo medico CE0086, protegge dalle malattie sessualmente trasmissibili. Sono alla ricerca dell'orgoglio degli zar, la camera d'ambra, rubata dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e mai ritrovata. Le mie ricerche mi hanno condotto dall'enclave russo di Kaliningrad alla Repubblica Ceca, in una delle ultime roccaforti delle SS alla fine della guerra. Qui ho visto i resti dei tunnel segreti nazisti, costruiti da prigionieri di guerra, e ho sentito le testimonianze sulle refurtive nascoste in tutta la campagna. Ora mi trovo a Zeebrugge, il centro delle operazioni naziste in questa nazione. Durante la guerra, il castello di Zeebrugge era una delle sedi delle SS. È stato costruito su una roccia di quarzo, che ha la curiosa qualità di amplificare le onde radio, rendendolo uno dei luoghi più strategici per i nazisti. Ma verso la fine della guerra, i residenti del luogo hanno assistito all'arrivo di casse misteriose, controllate da diverse guardie. Le casse non sono più uscite. Questo castello del XII secolo nasconde molti segreti. Non molto tempo fa sono stati scoperti un deposito segreto di armi e documenti delle SS, nascosto molto bene nella fortezza. Entrerò per vedere più da vicino. Durante gli scavi è stato trovato un doppio fondo, insieme a un compartimento segreto sigillato all'interno di un muro. Entrambi ora sono sott'acqua e si pensa siano disseminati di trappole esplosive. Cosa cercavano di proteggere i nazisti? Ok, sta attento alla testa. Questo pozzo ha centinaia e centinaia di anni, ma i nazisti lo usavano quando questa era una base SS. I nazisti gettavano di tutto in questo pozzo, comprese vecchie armi, documenti, insieme a granate, come trappola. Una cosa è certa. Se la camera d'ambra fosse stata portata nel castello, non sarebbe potuta entrare in questo pozzo perché le casse erano troppo grandi per passare in questo spazio angusto. Ma i documenti delle SS trovati nel pozzo potrebbero contenere delle prove sui tesori nazisti nascosti nel castello. Sono con il signor Jaroslav Pacha, l'attuale proprietario. Questi sono gli artefatti che avete trovato dentro il pozzo? Questi documenti delle SS ci danno indizi sul tesoro nazista che potrebbe essere sepolto qui. No, non ci sono prove di alcun segreto o alcun tesoro nascosto nel castello. Questi documenti sono le liste dei membri delle SS che erano qui nel castello. E per quanto riguarda le voci su alcune casse spedite qui verso la fine della guerra? 10 giorni prima della fine della guerra sono arrivati alcuni aeroplani con delle casse che sono rimaste qui. Non sappiamo dove esattamente, perché i soldati tedeschi hanno indossato abiti civili e sono andati verso la zona americana perché temevano l'Armata Rossa. Nessuno sa cosa ci sia al loro interno. Se si fosse trattato della camera d'ambra, allora le casse non sarebbero state all'interno del pozzo e quindi dovrebbero essere da qualche altra parte nel castello e potrebbero valere milioni e milioni di dollari. Il signor Pacha vuole mostrarci ciò che ha trovato per sbaglio. Infatti, le più grandi sorprese sono quelle inaspettate. Questa scala è stata attentamente camuffata dal cemento. È stata scoperta quando gli idraulici sono venuti a riparare una perdita e hanno smantellato il pavimento. Di che si tratta? Sembra una caverna, una vecchia cella. Dice che la cella risale al XVII secolo e non è stata usata dai nazisti, ma è piena di detriti dell'epoca. Ma quello che vuole dirmi è che questo castello è pieno di tunnel nascosti, di grotte rimaste celate a tutti a lungo, per moltissimi anni. Potrebbero essercene tante altre, quindi le casse giunte alla fine della guerra e mai uscite dal castello potrebbero essere riposte in uno di questi luoghi nascosti e potrebbero contenere la camera d'ambra.
E questo non è l'unico passaggio segreto scoperto durante la ristrutturazione iniziata dal signor Pacia dopo l'acquisto. Guardate, si possono vedere chiaramente degli scalini qui. Potrebbero essere state murate dai nazisti prima di abbandonare il castello. Quindi ci sono ben 3 scalini, ma poi si interrompe improvvisamente. Mi sembra chiaramente un nascondiglio, forse persino per la camera d'ambra. Sono curioso di sapere cosa si trova sotto questo cemento, perché chiunque lo abbia colato stava nascondendo qualcosa. Un'entrata secondaria del castello o un tesoro sottoterra? Sono alquanto scettico, ma anche curioso. Quindi se il radar mostrerà l'esistenza di una camera murata, vorrei davvero sapere che cosa c'è al suo interno. Con un po' di persuasione, il signor Pacia ha accettato di farci trivellare. Questi scalini portano da qualche parte. Non sappiamo dove, ma potrebbero condurci in una caverna, dove magari si trova la camera d'ambra. E noi abbiamo il dovere di scoprirlo. Ciao. Il primo passo è scansionare il sito utilizzando un georadar. Ecco, vi mostro la via. Abbiamo una caverna qui, ma prima di poter trivellare dobbiamo levigare la superficie in modo che il radar possa darci un'immagine chiara di che cosa c'è qua sotto. Questa zona non è stata alterata da quando l'armata ceca ha lasciato il castello nel 1993. Ciò che c'è qua sotto non è stato teoricamente toccato dopo il periodo nazista. Dicono che il cemento sia stato aggiunto per chiudere l'accesso al castello dall'esterno. La teoria più intrigante è che ci sia qualcosa da nascondere. È emozionante pensare che potremmo essere vicini a un potenziale tesoro. Abbiamo raggiunto il sostrato roccioso e sembra che la pietra sia stata sigillata utilizzando un tipo di cemento. Ci vuole la trivella. Portatela subito. Il processo di trivellazione è più lungo del previsto. Dopo 6 ore siamo scesi solo di 130 centimetri, poiché abbiamo colpito uno strato di quarzo. I miei ragazzi stanno lavorando sodo, ma... non lo so, è noioso quanto guardare qualcuno che imbianca. Solo che in quel caso si vede il risultato, si sa che cosa si otterrà. Oggi non sono più così sicuro. Peccato. Questa è la mia nemesi. Si chiama quarzo ed è una roccia incredibilmente dura. Inizialmente pensavamo di forare cemento, ma... ecco di cosa si trattava. Quindi dobbiamo abbandonare l'impresa nei prossimi 10 minuti, se non riusciamo a procedere. Ogni volta che sento questo suono penso, eccoci, ci siamo, hanno bucato, è la caverna. È davvero frustrante. Sembrava una buona pista, ma così non era. L'incredibile spessore del quarzo, insieme ai dati errati forniti dalle onde radar che hanno rimbalzato sulla roccia, ci hanno ostacolati. Alla fine siamo riusciti ad arrivare a 140 centimetri, ma non oltre. Un altro punto morto nella mia ricerca della camera d'ambra. Ma ho trovato la prova che ci sono nascondigli dei nazisti in tutta la zona di frontiera fra la Germania orientale e la Repubblica Ceca. Helmut Gensel crede che la camera d'ambra sia in questa regione, da qualche parte. Non ho trovato il luogo esatto in cui guardare, ma potrei essere vicino. Appena attraversato il confine fra Repubblica Ceca e sud-est della Germania, mi trovo in questi tunnel, che sono connessi a una vecchia miniera di rame e argento che esiste dal XVI secolo. Qualche metro sopra di me si trova la città di Deutsch-Nurdorf e incontrerò il sindaco Heinz Peter Austin. È membro del Parlamento tedesco, ma da quando la cortina di ferro è caduta, 20 anni fa, sta cercando la camera d'ambra.
Il sindaco è certo che questo capolavoro sia nascosto nella rete di tunnel sotterranei costruiti intorno alla città. Crede che la Camera d'Ambra e altri tesori nazisti siano qui? Il primo indizio è arrivato da un membro di alto livello delle SS, che ha detto, poco prima di morire, che la Camera d'Ambra e altri oggetti si trovavano in questa zona. Il sindaco ha le prove di diverse spedizioni misteriose. Il contenuto delle casse è fonte di controversie. Non tutto ciò che riguarda la Seconda Guerra Mondiale è stato completamente risolto. Ci sono documenti segreti che potrebbero trovarsi qui e la Camera d'Ambra potrebbe essere solo un nascondiglio per distrarre l'attenzione. Chissà che altro. Mi mostra la copia di una delle minacce di morte che ha ricevuto, che lo dissuadono dal continuare la ricerca. Non sono solo rivolte a lui, ma anche alla sua famiglia. Per lui è la dimostrazione che si sta avvicinando al tesoro nazista. La Camera d'Ambra è conosciuta e attira l'attenzione, ma ci devono essere segreti peggiori e lo dimostrano le continue minacce di morte che ho ricevuto. Bisogna capire i rischi a cui va incontro, specialmente per quanto riguarda la sua famiglia. Quindi penso sia stato molto difficile decidere di continuare. Sì, a volte penso di lasciar perdere, ma non posso. Questo è il mio obiettivo, la mia vocazione, il percorso che ho deciso di prendere, ma non è facile. Venivano trasportati in treno. Il percorso davanti a noi è molto difficile. Conduce all'ingresso di un bunker che è stato distrutto dai nazisti alla fine della guerra, per tenere il suo contenuto nascosto per sempre. Il sindaco Austin mi dice che alla fine di questo tunnel ci sono dei segni di detonazione e crede che i nazisti abbiano fatto saltare in aria la fine del tunnel per chiudere l'entrata al bunker che, secondo lui, contiene gli artefatti rubati più preziosi, fra cui la Camera d'Ambra. Il sindaco mi ha avvisato che era molto pericoloso e ora capisco perché. Ci si potrebbe perdere in questo labirinto di tunnel claustrofobici. Ah, si divide nuovamente. Nel caos al termine della guerra sarebbe stato il luogo perfetto per nascondere la Camera d'Ambra. Da questo punto in poi bisogna indossare il casco e non ci sono luci. Nella profondità dei tunnel c'è la prova che le SS sono state qui. Ecco la dimostrazione. Non è il segno di un minatore, è una runa delle SS. Sono passate qui e hanno lasciato il segno. Il tunnel si stringe ancora di più e dobbiamo proseguire a carponi. Molto intimo, vero? Ok, questa è la fine del nostro cammino, la fine del tunnel. Mi sembra chiaro che sia stata usata della dinamite per far saltare questa parte del tunnel e non sembra che sia la fine della miniera, pare che continui, perché si può vedere che c'è un altro pilastro di supporto che ora è più o meno coperto dai detriti che si sono formati dall'esplosione. Sembra la prova decisiva che i nazisti fossero determinati a coprire ciò che stavano nascondendo qui. Ma noi non possiamo spingerci più avanti. E sarà molto difficile portare una squadra qui. È molto pericoloso. Il sindaco mi ha detto che ci troviamo su una linea sottile fra la vita e la morte. E si capisce il perché. Stiamo tenendo precariamente questo palo con dei pezzi di legno. Tutte le strade sembrano condurre a ciò che si trova oltre questo punto. L'unico posto da cui potremmo accedere sarebbe da sopra il terreno, quindi dobbiamo uscire da qui per poter prendere i radar e speriamo delle trivelle, in modo da incominciare a lavorare dalla superficie, l'unico modo per arrivare. Andiamo! Ci vorrà un po' per uscire da questo luogo angusto, ma una squadra di esplorazione sta già incominciando il lavoro in superficie, nel luogo che ha consigliato il sindaco. Si spera che abbia scelto sapientemente.
Tutte le nostre ricerche sembrano condurre qui, a questo campo. Sotto la pioggia ghiacciata. Il tempo non ci è favorevole. Ci sono circa 0 gradi e continua a piovere. L'acqua non scioglie la brina perché, per qualche strana ragione, è ghiacciata. Ma minaccia di rovinare le attrezzature. La camera d'ambra potrebbe essere sopravvissuta sottoterra. La prima scansione sul luogo, suggerito da Austin, non ha mostrato altro che solido terreno. Sembra di essere in un altro vicolo cieco. Siamo tutti frustrati dall'incapacità di trovare il bunker o i tunnel con il radar. Ci indica la direzione. Abbiamo bisogno di una squadra di rilevamento che possa localizzare la nostra posizione esatta sottoterra e dica alla squadra di esplorazione dove cercare. Altrimenti si tratta di una scienza imprecisa e non sapendo dove si trova il bunker non potremo utilizzare proficuamente il radar e quando dovremo trivellare lo faremo chissà dove. Vediamo cosa ricordo dai giorni di scuola e proviamo a localizzare un altro luogo da scansionare usando pura trigonometria. Questa è la mappa più precisa che abbiamo e mostra il sistema di tunnel sotto la superficie. Se riesco a ottenere le giuste distanze sottoterra, spero di riuscire a rilevare le coordinate precise della posizione del bunker. Incomincio a chiedermi se ci sia davvero una maledizione collegata alla ricerca della camera d'ambra, perché non ho avuto altro che sfortuna. Ho portato la squadra di esplorazione dalla Repubblica Ceca con l'intenzione di utilizzare un radar altamente tecnologico che riesce a creare un'immagine tridimensionale di ciò che si trova sottoterra. Ma per colpa del brutto tempo non possiamo usare questa sofisticata attrezzatura perché non è impermeabile. Confidiamo nelle mie abilità matematiche. Abbiamo trovato il bunker? Il sindaco ci mostra perché crede di essere vicino all'obiettivo. Una serie di minacce di morte che gli impongono di abbandonare la ricerca. Stia attento. Se avrà successo, la storia verrà riscritta. Guardate il mio punto vita. Non sono mai riuscita a raggiungere questi risultati con nessun altro capo. La indosso ogni giorno sotto gli abiti e funziona davvero. Come avere una sauna portatile su tutti i miei punti critici ed è sempre con me. Redu Shaper, il comodo capo che modella la tua figura. La tecnologia Neo Power di Redu Shaper moltiplica il calore a contatto con la tua pelle, ti fa sudare, così ti aiuta a ridurre i centimetri di troppo in vita sui glutei e sull'addome. Puoi usarla al lavoro, mentre ti alleni, quando sei a casa e anche mentre dormi. Più la usi, più risultati ottieni. Oggi l'originale Redu Shaper può essere tuo a soli 49 euro. L'offerta include non una, ma ben 2 Redu Shaper da regalare a chi ami o a te stesso. Redu Shaper è inoltre coperto dalla nostra unica garanzia Amalo o restituiscilo con 30 giorni di prova a casa. Siamo così sicuri dei risultati che otterrai con Redu Shaper da fartelo usare per un mese e vedere con i tuoi occhi quanto farà apparire la tua linea più tonica e snella. Se non amerai i risultati, allora potrai rispedirlo e ti rimborseremo l'intero costo del prodotto. E se vuoi raddoppiare i risultati, per te c'è una promozione speciale sulla speciale crema ad effetto snellente da applicare sui tuoi punti critici. Chiama il numero verde gratuito in sovrimpressione per avere ulteriori informazioni. Jamie Thixton torna a indagare sui misteri più controversi di sempre. La storia proibita, da martedì 9 agosto alle 22.05 su Focus, canale 56. Cinzia, Pietro, Simona, Laura sono genitori coraggiosi. Ogni giorno assistono i loro figli nati con malattie gravissime e molto rare. Lottano senza lasciarsi andare alla disperazione. Perché una madre non può sopportare l'idea che il proprio figlio, a cui dovrebbe insegnare solo a sognare, deve invece sperare di sopravvivere.
di crescere e di non stare troppo male. A causa di queste malattie, i loro bambini non camminano, non giocano e non crescono come gli altri. Il loro presente è difficile, il loro futuro incerto. Chiama l'800 93 83 66 e con 10 euro al mese sostieni la Fondazione Telethon, che esiste per loro e che finanzia ricerca su queste malattie terribili, rare e dimenticate. Tu puoi fare qualcosa per loro. Adesso. Chiama l'800 93 83 66 e con 10 euro al mese sostieni la ricerca che ha già salvato la vita a molti bambini. È bello vederlo sorridere. Io non lo voglio perdere. Fai nascere la speranza. Adotta il futuro. Chiama l'800 93 83 66. Dona ora. Grazie. I gatti farebbero di tutto per Catisfactions. Catisfactions. Gli snack irresistibili, croccanti fuori, morbidi dentro. E meno di 2 calorie per crocchetta. Catisfactions. Il premio di cui va matto. Galbanino, buono e originale. Come quel monello di Salvatore. Ma la sua mamma, col Galbanino, ne ha inventate di ricette per farsi ubbidire. Galbanino, l'originale di Galbani. E adesso prova il nuovo Galbanino il saporito. La mia ricerca della camera d'ambra mi ha portato su una collina vicino a Deutsch-Nurdorf, in Germania. Con un radar stiamo cercando di localizzare il bunker segreto nazista, che secondo il sindaco contiene un capolavoro rubato. Fortuna? Potrebbe essere il bunker? Pare di no. Proviamo ancora. Sono sotto questa gelida pioggerella da un paio d'ore ormai. Abbiamo provato a scansionare qua sotto, dove ci ha suggerito il sindaco, ma ho controllato le mappe, ho provato a calcolare la posizione esatta e credo sia questa. Quindi spero che scansionando in questo punto riusciremo a trovare il bunker. O almeno la posizione del tunnel. Chiaro come il fango. Esattamente ciò che stiamo scansionando. Non importa dove guardiamo, le letture mostrano solo roccia. Le condizioni mi hanno ostacolato ancora una volta. Dovremmo cercare i tunnel in un altro modo e speriamo di essere fortunati. Domani speriamo che il tempo migliori, ma pare che rimarrà così. Tuttavia, dobbiamo provare a trivellare. Il sindaco Austin crede che alcuni tunnel della miniera siano collegati al bunker. Particolarmente quello con la runa delle SS, che è stato chiuso con la dinamite. Speriamo, con la trivella, di riuscire a trovare un altro modo per entrare nel tunnel. Cioè, il bunker potrebbe veramente trovarsi ovunque, nel labirinto di tunnel sotterranei. Quindi potremmo anche trivellare per 10 metri in questo punto, ma mancarlo per 1 metro soltanto. Speriamo di avere tanta buona fortuna. Il sindaco ha trovato recentemente una mappa ferroviaria che potrebbe aiutarci con le direzioni. Abbiamo i migliori macchinari che potevamo trovare nella Germania dell'Est. Una trivella, un enorme compressore, qui. E punte che ci permettono di spingerci fino a 18 metri. Questa è la posizione che ci ha dato il sindaco Austin. Proprio qui. Abbiamo iniziato a trivellare e speriamo di ottenere l'accesso al labirinto di tunnel e bunker che dovrebbe essere qui sotto. È l'ultima possibilità. Dobbiamo controllare in questo punto. Qui la trivella espelle ciò che sta forando. Quindi, se spunta del cemento o qualcos'altro di sospetto, ci farà capire che è il punto giusto. Siamo a 3 metri. Ora useremo una punta più grossa. Abbiamo trovato delle informazioni interessanti, ma ancora nessuna traccia di cemento. Nessuna prova inconfutabile. Devo assolutamente riuscire a trovare qualcosa.
ma ci sono persone che non vogliono che le ricerche continuino. E il sindaco Austin lo sa bene. Mi mostra la copia di una delle minacce di morte che ha ricevuto, che lo dissuadono dal continuare la ricerca. Non sono solo rivolte a lui, ma anche alla sua famiglia. Per lui è la dimostrazione che si sta avvicinando al tesoro nazista. Mi legge la motivazione che preoccupa lo scrittore della lettera. Sostieni di essere alla ricerca della Camera d'Ambra. La tua città custodisce qualcosa con un valore maggiore. Qui potrebbe essere nascosto ciò che è conosciuto come l'argento ebreo di Königsberg, così come le lettere di Himmler sullo sterminio. La lettera lo avverte anche che i tunnel che stiamo cercando sono protetti da esplosivo e trappole velenose. Ma la parte più inquietante è la fine della lettera. Sarà osservato da tutto e da tutti. Stia attento. Se avrà successo, la storia verrà riscritta. E ci sono molte persone in questa nazione a cui non piacerà per niente. Pare che la brutalità della guerra sia viva ancora oggi, con persone che provano a nascondere la verità su ciò che è successo durante il conflitto, sia riguardo i tesori inestimabili, come la Camera d'Ambra, che riguardo le persone responsabili di alcuni tra gli atti più crudeli e orrendi che l'umanità abbia mai compiuto. Si possono sentire ancora. Il sindaco si è guadagnato il mio rispetto. Le minacce criptiche non lo hanno intimorito e ha continuato a cercare la Camera d'Ambra. Infatti, pensa che sia la dimostrazione che si sta avvicinando. La trivella sta forando molto lentamente questo strato di granito. Chissà cosa si trova al di sotto di esso. Nessun progresso ancora. Siamo scesi di 10 metri e non abbiamo ancora trovato niente. Nessun indizio che ci sia una struttura creata dall'uomo. Beh, è un buco. Ora hanno superato i 9 metri e ancora nulla, solo terra compatta e del granito. Credo che riposizioneremo la trivella per vedere se siamo più fortunati. Dopo aver trivellato 2 volte per un totale di 16 metri, abbiamo colpito solo terreno e granito. Nessun tunnel. È il momento di rinunciare. Sono molto deluso, ma abbiamo finito i posti in cui guardare. Ho scoperto però molto più di ciò che mi aspettavo. Le persone che ho incontrato con le loro storie, da Kaliningrad alla Repubblica Ceca e anche qui, a Deutschendorf, mi dicono che questo capitolo della storia non è chiuso. C'è ancora molto da trovare. Dopo 65 anni, dall'ultima volta che l'amata icona russa è stata vista, l'interesse per il Santo Graal del tesoro nazista è ancora alto. Così importante per la madre Russia che ha passato più di 25 anni e speso milioni di dollari nel tentativo di replicarla. Anche se non penso sia abbastanza, soprattutto per i cacciatori di tesori. Continueranno a cercare fino a quando il mistero dell'originale Camera d'Ambra non verrà risolto.